Debito del Comune di Napoli sul CR8. Oggi è stata una giornata buona, nel senso dalle notizie che vengono da Roma c'è stato il via libera formale da parte di Palazzo Chigi. Atto dovuto, ma nel nostro paese non tutto ciò che è dovuto avviene. Quindi ancora una volta il Presidente del Consiglio Gentiloni si è dimostrato persona leale e corretta, chiude questa esperienza di governo con un rapporto corretto con la città di Napoli. Io devo dire che nell'anno e mezzo con cui abbiamo avuto a che fare col Presidente del Consiglio Gentiloni abbiamo dimostrato, pur nella diversità degli orientamenti politici, una correttezza istituzionale importante. Questo è un atto significativo perché è dovuto, sicuramente è arrivato in ritardo, sicuramente ci ha fatto soffrire, ma dà il via libera definitivo all'eliminazione del pignoramento dalle casse del Comune di Napoli. Non toglie i problemi, non toglie il debito storico, non toglie il debito ingiusto, ma toglie le catene alla cassa, e senza cassa la città non può andare avanti. Quindi oggi è una giornata buona e andiamo avanti così, le partite sono tante come un puzzle, ma questa città è forte, credibile, si fa rispettare, vuole un rapporto corretto con le istituzioni del nostro paese. È il 77% del debito complessivo che si accolla il governo con questo accordo, questa transazione tecnicamente che cosa... Cioè, la transazione con sé, mancava una risorsa, mancava una quantità di risorse economiche che arriva per arrivare a quella soglia di transazione che si è definita, e quindi con questo via libera da Palazzo Chigi il commissario del CR8, prefetto Schilardi, deve adesso completare l'iter transattivo con CR8 e il Comune di Napoli, ma su quello c'è già un accordo sostanziale, quindi possiamo dire che oggi è un giorno buono per Napoli. Ma questo è l'unico ulteriore passaggio da fare? O ce ne sono No, adesso il passaggio delicato era questo, era Palazzo Chigi, si è sbloccato e... Bene. Grazie.